si avvicina al periodo natalizio, un momento molto importante per le associazioni, di cui insomma tutte le volte che possiamo facciamo da cassa di risonanza per le tante iniziative che portano avanti durante tutto l'anno, ma appunto in particolare in questo periodo le iniziative si intensificano proprio perché la solidarietà, insomma, come un po' di prassi naturale nel periodo natalizio, tende un po' a essere, diciamo, più attenta. Per cui questa mattina vedremo alcune iniziative delle associazioni e cominciamo con l'associazione Pradervilli Emilia Romagna. Abbiamo in collegamento Adelaide Vestrich, che è la presidente della associazione appunto Pradervilli Emilia Romagna. Ciao Adelaide, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, io ti chiedo magari se ci racconti un po', prima di entrare nel merito delle iniziative solidali del periodo di Natale, qualcosa sulla vostra associazione, chi siete, di cosa vi occupate. Assolutamente. Allora, noi siamo l'associazione regionale della sindrome di Pradervilli. La sindrome di Pradervilli è una malattia genetica, cerco insomma di semplificarla, che è, diciamo, nota come la causa genetica più comune di obesità e deriva da un'anomalia cromosomica. È una malattia che rientra nell'ambito delle malattie rare e si verifica nei maschi e nelle femmine in egual misura, colpendo un paziente ogni 15-20.000. In Italia abbiamo circa 760 famiglie di quelle note, più altre ovviamente che non sono note. E noi rappresentiamo la regione Emilia-Romagna. È quindi una malattia genetica, come dicevo, che colpisce principalmente l'appetito e ha, a seconda dei casi, che non sono tutti uguali, degli impatti critici anche sulla crescita, sulle funzioni cognitive, sulle funzioni comportamentali e poi appunto è seguita da un ridotto tono muscolare, bassa statura, ritardi intellettivi e appunto tutte le complicanze legate all'obesità. Venendo, diciamo, al tema del vostro invito, noi un po' tutto l'anno, però come giustamente hai anticipato, in occasione del Natale è sempre un momento un po' più sensibile, in cui è la sensibilità altrui è più facile o quantomeno è più disponibile, e ogni anno cerchiamo di promuovere delle iniziative solidali che sono volte alla raccolta di fondi che poi noi devolviamo interamente per il finanziamento di iniziative per i nostri bimbi e ragazzi, perché ricordo che comunque la malattia che viene nel migliore delle ipotesi diagnosticata alla nascita e abbiamo ragazzi che hanno comunque già anche 39 e oltre i 40 anni. Ecco, in che modo, Adelaide, scusa se ti interrompo, sì. Ti chiedo quali sono queste attività con cui, certo, diciamo, certo, aiutate le famiglie e anche, se ci racconti ovviamente, per farlo capire un po' ai nostri ascoltatori, com'è anche nella vita di una famiglia quando c'è un familiare affetto dalla sindrome, sì, di Pradervilli? Allora, così, diciamo, a titolo esemplificativo, parte ad esempio di quanto noi riusciamo a raccogliere va per il supporto psicologico che noi diamo ai bambini stessi, agli adolescenti, ai genitori e anche ai fratelli e le sorelle. Io sono la prima nel panorama italiano, la prima presidente che è una sorella di un ragazzo, di una ragazza affetta da sindrome di Pradervilli, e anche questo, diciamo, è un nuovo messaggio che la federazione vuole dare proprio per il dopo di noi, cioè dopo i genitori chi se ne occuperà, e quindi abbiamo il supporto psicologico. Un'altra iniziativa che va molto è la mettiamo a disponibilità dei nostri ragazzi e anche dei bambini dei soggiorni estivi, quindi la possibilità per questi ragazzi di staccarsi dalla famiglia, dal solito ambiente in cui comunque vivono tutto l'anno, per andare d'estate al mare, in montagna, e poi dopo in quell'occasione, ad esempio quest'estate, abbiamo organizzato in Romagna una settimana in cui i ragazzi hanno potuto stare da soli, interagire, conoscersi, con ovviamente supportati da psicologi e anche da un
insomma, ragazzi e persone che si sono rese disponibili ad aiutarci. Okay. Venendo alla sua domanda su come è vivere con una persona affetta dalla malattia, sicuramente è un cambio immediato ed è un impatto molto forte, nel senso che richiede uno stravolgimento totale dell'aspetto familiare, a partire da banalmente dall'alimentazione. A me personalmente, in qualità di sorella, viene spesso posta la domanda: com'è avere un fratello o una sorella? La risposta è normale, nel senso che è una circostanza che inevitabilmente porta ad avere delle prospettive di vita diverse, ti insegna a coltivare la pazienza, ad essere più comprensivo, ad essere più empatico. Sono ragazzi e bimbi che sviluppano anche un temperamento abbastanza, diciamo, non sempre facile da gestire. Okay. Quindi, volente o nolente, sviluppi anche delle capacità di adattamento e capacità di aggiustare gli imprevisti e far fronte in maniera un po' più quadrata ai cambiamenti. Ovviamente non ce la raccontiamo, o meno io non me la racconto, cioè essere sorella, ma anche, immagino, forse anche peggio, mamma di un ragazzo, di un bimbo con sindrome di Prader-Willi, non è speciale. Piuttosto è una sfida che i familiari, io personalmente ho accettato, o meglio è un ruolo per il quale sono stata in qualche modo scelta. Qualunque cosa sia, mia sorella e i nostri ragazzi sono comunque soggetti per cui battersi, e quindi noi assumiamo anche con orgoglio e senza paura. Poi io, ovviamente, insieme alla mia famiglia, noi siamo 9 figli, quindi siamo una bella squadra. Okay. E assumiamo questo ruolo di sorella, di amica, di risolutrice di problemi, e poi un giorno di, diciamo, cosiddetto caregiver. Bello questo punto di vista non fatalista, ma di accettare comunque una sfida, e trovo molto interessante anche il, come hai accennato tu, il cambio anche di prospettiva dal genitore a una sorella, soprattutto anche come hai appena accennato nell'ottica del dopo di noi. Insomma, è un tema che riguarda non solo i genitori, come spesso vediamo nelle associazioni che sono i primi promotori di queste attività, ma anche appunto fratelli, sorelle e più in generale tutta la comunità. Esatto, sì, assolutamente. Adelaide, ti chiedo adesso magari di entrare invece un pochino più nel merito delle iniziative solidali. Ecco, quali sono i modi che proponete, insomma, anche per aiutarvi economicamente? Allora, quest'anno, come l'anno scorso tra l'altro, proponiamo in occasione del Natale dei profumatori di ambiente, che sono, noi li proponiamo in 4 diverse fragranze: abbiamo acqua di mare, mandarino, cannella, bergamotto e fiori di pesco, che sono sostanzialmente dei profumatori di ambiente. Ovviamente sono dei piccoli pensieri che è possibile acquistare sia online, scrivendoci alla nostra mail, sia in loco, nel senso che noi membri del comitato direttivo e dell'associazione ci attiviamo in prima persona per la vendita e la consegna, e appunto al prezzo di 20 euro è una piccola cosa che può fare una grande differenza. E già abbiamo promosso questa campagna l'anno scorso, che ci ha dato veramente dei risultati ottimi. Io sono rimasta io stessa basita e incredula, e quindi abbiamo detto: beh, rifacciamolo, e quindi mi auguro che anche quest'anno avremo successo, e quindi potremo devolvere quanto ricavato per le iniziative anche quest'anno, che comunque sono già in piedi. Stiamo adesso addirittura cercando di promuovere uno scambio anche con soggetti Prader-Willi da altri paesi, quindi così uno scambio anche culturale, e chissà che non siamo la prima associazione a farlo, e poi magari gli altri ci seguono a ruota. Una bellissima iniziativa, davvero complimenti. Ti chiedo solo, hai accennato a una mail, se la lasci ai nostri ascoltatori, in modo da che abbiano un recapito, un riferimento per contattarvi.
Assolutamente, la mail è www.associazionepradervilliemiliaromagna.it e sul sito ci sono tutti i link sia per le offerte tramite PayPal, c'è anche il QR code oppure attraverso il nostro IBAN, e in ogni caso ci sono anche tutti i contatti. Noi siamo, il comitato direttivo è dislocato abbastanza bene su tutta la regione e siamo i primi a manifestare tutta la disponibilità a venire proprio di persona a consegnare l'omaggio e basta, insomma. Siamo molto grati comunque per ogni piccolo gesto.